queste città del nord Italia sono città materialiste, la maggior parte sono bestemmiatori, indemoniati, vivono in ogni tipo di cattiveria e la loro fine sarà terribile. Fratelli, lo dice la Bibbia. Questa mattina mentre eravamo in treno ho letto nel libro del profeta Ezechiele, parole di Dio. Alleluia, ascoltate anche voi. Alleluia. E basta col peccato. Il peccato ti porterà alla rovina. Altro che tutto bene niente. Il peccato ti porta alla rovina. Lo dice la Bibbia. Qui nel libro di Ezechiele, un profeta del Dio onnipotente. Dice la Bibbia. Il profeta Ezechiele ricevette questa parola da Dio, che disse: la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: figlio d'uomo, profetizza e di così dice il Signore. Questa parola del Signore, alleluia, gloria al suo nome. Così dice il Signore l'Eterno: urlate, ahimè, ahimè per quel giorno, poiché il giorno è vicino. Il giorno dell'Eterno sarà un giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. Qui parla del giorno del giudizio, il giorno dell'ira di Dio. La Bibbia lo chiama in varie maniere. Ecco perché il Signore ci manda a predicare come gli antichi discepoli predicavano. Alleluia, bisogna dire che Gesù è la speranza. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Credete in Gesù, è il principe della pace, il re dei re, l'agnello di Dio, il figlio di Dio. Oggi le persone si lamentano, hanno paura del virus, del Covid, hanno paura dell'epidemia, ma tutta la vita bestemmiano, ipocriti, tutta la vita fanno peccati, tutta la vita fanno cose brutte e poi hanno paura del virus. Ipocriti, convertitevi che è meglio. È inutile che dite andrà tutto bene, non andrà bene. Solo Gesù ci dà la pace. Cari, Gesù ti vuole illuminare, confida in lui. Solo Gesù ci dà la pace. Solo Gesù ci dà la speranza. Solo se abbiamo Gesù nel cuore andrà tutto bene, altrimenti no. Soltanto, alleluia, se abbiamo la fede in Gesù andrà tutto bene, alleluia. Ma se non c'è fede non andrà bene, se non c'è fede in Dio non andrà bene, perché verranno cose peggiori sulla terra, verranno piaghe peggiori. Leggete l'Apocalisse. Chi ha orecchi da udire, oda. Questa è la verità. Verranno cose peggiori sulla terra, dice l'Apocalisse. Ma se tu hai Gesù nel cuore, se tu hai Gesù nel cuore, non devi temere. Alleluia, alleluia, alleluia. Se tu hai Gesù nel cuore, non devi avere paura. Devi avere Gesù nel cuore, alleluia. Gesù Cristo è l'unica speranza, il Messia. Gesù Cristo è il re dei re, alleluia. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Vi vogliamo incoraggiare, cari di Cuneo, ad avere fede. Questa mattina siamo venuti qui a predicare. Abbiamo predicato in tante città d'Italia, da nord a sud, prima dell'epidemia, e continueremo a predicare anche dopo l'epidemia, perché Gesù Cristo vuole salvare il mondo. È così, cara. Gesù Cristo vuole salvare l'umanità. Alleluia. Perché c'è qualcosa di peggio del Covid. Il peccato che uccide, il vizio, il peccato, l'incredulità, l'odio nel cuore. Quante persone hanno i peggiori virus nell'anima
e non se ne accorgono. Hanno il virus dentro nel cuore, l'odio, la bestemmia, l'arroganza, l'ipocrisia. Hanno qui i peggiori virus, hanno la malattia del peccato. Alleluia. Signore ti vuole perdonare. Gesù ti vuole guarire. Alleluia. Confida in Lui. Dai il tuo cuore a Gesù. Dai il tuo cuore a Gesù. Metti la tua vita nelle mani di Gesù, perché Gesù è vivo. Cosa pensate, cari di Cuneo, che Gesù è una statua? Come vi hanno insegnato i preti, che sono falsi, falsi. I preti sono falsi. Pregare una statua, non pregare una Madonna di legno, un santo di legno, di metallo, una statua. Ciò è diabolico. Chi adora gli idoli va all'inferno. Il Papa è un servo del diavolo. Non vi dice la verità? Ecco perché il Signore manda i suoi figli a predicare. Credete in Gesù, alleluia. Credete nel Re dei Re, alleluia. E troverete la pace di Dio. Gesù Cristo dice, sta scritto qui nel Vangelo, chi crede in me ha la vita eterna. Dobbiamo credere in Lui, non in una religione dei preti, dei papi, del Vaticano infernale. Il Vaticano è infernale, diabolico. Forse nessuno vi ha mai detto questo, ma oggi c'è qualcuno che ve lo dice. È così. Il Vaticano è un luogo dove c'è il demonio. Bisogna credere in Gesù. Gesù ha detto chi crede in me. Non ha detto chi crede in Buddha, chi crede in Maometto, chi crede nei dei, non lo so, della stregoneria in Africa. C'hanno tanti di. Non ha detto chi crede, alleluia, nell'induismo o nel Vaticano o nei testimoni di Geova. No. Ma chi crede in me, ha detto Gesù, devi credere in Lui, devi, alleluia, chiedere aiuto a Lui con un cuore umile. Questa è la verità. Quando noi crediamo in Gesù col cuore, la nostra vita cambia. È vero, Signora, Dio la benedica. I peccati vanno via, i cattivi pensieri vanno via, i demoni vanno via. Ve lo diciamo per esperienza. Io prima ero posseduto dal diavolo. Quando non credevo, bestemmiavo, mi ubriacavo, facevo tanti peccati, ma Gesù Cristo mi ha guarito. Oh, alleluia! Oh, alleluia! Ecco perché oggi predico in tutta Italia e oggi sono venuto a Cuneo a predicare per dirvi la verità, perché il Signore vuole salvare il mondo. Il Signore vuole salvare la tua anima. Confida in Gesù Cristo. Diglielo col cuore. Signore, fatti conoscere da me Gesù Cristo. Lui è vivo. Non devi pregare una statua, una stampa, un disegno. Non lo so, c'hai la Madonnina qua in tasca, non serve. Devi pregare Gesù, amen. Devi pregare Cristo. Cristo è la via, la verità è la vita. Alleluia. Gesù Cristo è la via, la verità è la vita. Credete in Lui. Alleluia. Dio la benedica. Dice la Bibbia, perché Dio tanto ha amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non si perda, ma abbia la vita eterna. Nel tuo cuore.